In realtà non è facile definire Misura per misura, che passa per essere uno dei testi più cupi scritti da William Shakespeare. La versione in scena alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti, diretta da Paolo Valerio, traduzione di Masolino D'Amico, salutata da un calorosissimo successo, meritatissimo, ingarbuglia ancora più le cose. Intanto restituisce la vicenda ai toni della commedia. Grazie ad una sorta di montaggio assai sapiente, la vicenda si dipana velocemente, il ritmo non perde un colpo. Certo, la denuncia della corruzione, del malaffare, del malcostume c'è tutta. Però, forse mai come in questo caso, si ha la sensazione che nessun personaggio, neppure il duca, tanto meno lui si vorrebbe dire, sia esente da colpe. E il finale, per una volta lieto, regala una dose di cinismo che assai di rado Shakespeare ha mostrato. Angelo, il despota dissoluto, Claudio, il giovane colpevole di aver amato troppo, Lucio, il dandy ante litteram calunniatore, lo stesso duca, tutti finiranno sposati, ma par di capire, nulla sarà esente da ripensamenti e responsabilità. Una lettura vincente che conferisce al personaggio di Isabella una forza maggiore rispetto a quanto si può intuire dal testo e che non ci ha messo molto ieri alla prima a catturare il pubblico triestino, ancora una volta coinvolgendo soprattutto i giovani. Merito anche di un cast senza sbavature, capitanato con grazia e fermezza da Massimo Venturiello, un duca di Vienna che appare subito più intrigante di quanto ci si potrebbe aspettare da uno che vuole smascherare i suoi pari. Un gruppo di attori assai affiatato che si muove con estrema facilità fra le scenografie, solo apparentemente scarne di Antonio Panzuto, in realtà più che funzionali. Repliche fino a domenica.